Buonasera a tutti. Siamo alla terza conferenza di questo mese di dicembre dell'Accademia Petrarca e il presidente, il professor Giulio Firpo, parlerà sul tema Siamo davvero nel 2020 dopo Cristo? Firpo è già professore ordinario di storia romana nell'Università D'Annunzio di Chieti, Pescara. E i suoi principali interessi storiografici sono i rapporti fra giudaismo e mondo ellenistico romano nel III secolo a.C. Ha pubblicato circa 150 pubblicazioni, fra cui, voglio citare, oltre a numerosi articoli su riviste specialistiche e recensioni, nel 1983 proprio un volume dal titolo Il problema cronologico della nascita di Cristo, pubblicato da Paideia di Brescia. Devo ricordare, prima di dare la parola al professor Firpo, che questa videoconferenza, come le precedenti, sarà visibile su YouTube e anche presente nel sito dell'Accademia, www.accademiapetrarca.it. Ricordo anche che le videoconferenze riprenderanno a gennaio, secondo un programma che sarà reso noto ai social. A questo punto, lascio la parola al professor Firpo. Siamo davvero nel 2020 dopo Cristo? Grazie, grazie Claudio. Cominciamo col dire che l'era attuale ha Nativitate Domini, cioè della nascita di Cristo, in base alla quale oggi siamo nel 2020, appunto dopo questo evento, fu formulata per la prima volta in età tardo-antica, tra la fine del V secolo e l'inizio del VI secolo d.C., da un dotto monaco di nome Dionigi il Piccolo, che era stato incaricato dal Papa di allora di ricostruire a ritroso i cicli pasquali appunto fino alla nascita di Cristo. Con un calcolo complicatissimo, riuscì a risalire appunto a questo evento collocandolo nell'anno 754 dalla fondazione di Roma. E in effetti, quando noi vogliamo indicare gli anni avanti Cristo nella storia romana, partiamo appunto dal 754 a scorrere poi dall'VIII fino al I secolo a.C. In realtà questa data, ormai per una convinzione molto diffusa, anche se c'è qualche storico, qualche esegeta che ancora tenta di accreditare la data corrente, quella di Dionigi, questa data, dicevo, è sbagliata perché le fonti ci dicono cose diverse. Allora, per introdurre il discorso, io direi anzitutto di inquadrare nello spazio e nel tempo gli eventi di cui tratteremo. Il tempo è quello dell'impero di Augusto. Augusto divenne imperatore nel 27 a.C. e morì nel 14 d.C. Quindi la nascita di Cristo si colloca all'incirca, diciamo all'inizio della seconda metà del suo mandato. Il luogo è la Giudea. La Giudea era stato, io qui ho messo a disposizione una cartina abbastanza chiara, era stato un regno vassallo dell'impero romano, governato fino al 4 a.C., dal 37 al 4 a.C., quindi un regno lunghissimo, dal re Erode, dal famoso Erode, appunto, che poi è uno dei protagonisti dei fatti concomitanti alla nascita di Gesù. Il re Erode era morto appunto nel 4 a.C., poi dal 4 avanti al 6 d.C. gli era succeduto il figlio Archelao, e nel 6 d.C., alla morte di Archelao, il regno di Giudea era stato incorporato nell'impero romano e era diventato una provincia. Nella cartina vedete tutte le parti colorate sono quello che era stato il regno di Erode. Poi in realtà alla morte di Erode,
Archelao aveva ereditato soltanto la parte in giallo, cioè la Giudea vera e propria, composta da Samaria e Giudea. Le altre parti che vedete colorate in verde, in viola, eccetera, erano state scorporate da questo regno e erano state governate, erano state affidate a dei sovrani di livello minore, che poi sono anche ricordati nei Vangeli. Insomma, quello che conta comunque è la Giudea e la Samaria che diventano nel 6 d.C. provincia procuratoria romana. Cosa significa provincia procuratoria? Augusto, nell'organizzazione dell'impero, aveva diviso i territori, diciamo, non metropolitani, quindi quelli al di fuori dell'Italia, in tre grandi categorie: le province senatorie, affidate alla gestione del Senato, le province cosiddette imperiali, che si era tenuto per sé in senso non patrimoniale, comunque le governavano dei funzionari che si chiamavano legati, che rispondevano direttamente all'imperatore. Queste erano province le più importanti dell'impero, erano sede di truppe legionarie e quindi svolgevano una grande funzione. E questi legati erano di ordine senatorio. E questo è importante perché in questo modo Augusto intendeva gratificare il ceto senatorio. Le province procuratorie erano province in genere di piccola estensione, affidate a dei funzionari di rango equestre, quindi non erano senatori, erano cavalieri. Non avevano truppe di stanza e quindi avevano delle truppe ausiliarie per l'ordine pubblico e poco più, erano in linea di massima, erano diciamo contigue a queste grandi province imperiali che provvedevano anche casi di necessità, per esempio alla difesa, alla tutela e quant'altro, e le province imperiali svolgevano anche una certa tutela, diciamo, sotto l'aspetto amministrativo. Erano governate appunto da procuratori, che poi si chiamarono prefetti, è la stessa cosa, il più famoso dei quali, naturalmente, e lo conosciamo tutti, è Ponzio Pilato, fu Ponzio Pilato. La provincia di Giudea, la provincia procuratoria di Giudea, era, diciamo, affidata per queste incombenze alla grande provincia imperiale di Siria, che potete vedere in verde, vedete, ecco, ora viene indicata, che si estendeva fino al corso dell'Eufrate, e questa provincia di Siria, per un certo periodo, concomitante con la nascita di Cristo, fu governata da due legati imperiali, uno dei quali si chiamava Publio Sulpicio Quirinio e l'altro Lucio Senzio Saturnino. Teniamoli a mente perché li ritroveremo più avanti, a svolgere una funzione centrale. Passiamo ora alle fonti. Le fonti principali sono i cosiddetti Vangeli dell'infanzia, cioè i primi due capitoli dei Vangeli di Luca e di Matteo. Gli altri due Vangeli, quelli di Marco e di Giovanni, iniziano a narrare la vita pubblica di Gesù, cioè non contengono la parte relativa all'infanzia di Cristo. A questi si aggiunge un padre della Chiesa degli inizi del III secolo d.C., e cioè Tertulliano. Allora, cosa dice Matteo nel secondo capitolo 2, 1, 3 e 16? Nato Gesù in Betlemme di Giuda, al tempo del re Erode, ecco dei magi arrivarono dall'Oriente a Gerusalemme, eccetera. Quindi al tempo del re Erode. Questa indicazione del tempo di Erode ricompare anche in Luca, nel Vangelo di Luca, nel Vangelo dell'infanzia di Luca, quando in realtà è un riferimento indiretto perché questo
qui parla della nascita del Battista, di Giovanni Battista. Tra Giovanni Battista e Gesù correvano 6 mesi di differenza di età. Giovanni Battista era più anziano di 6 mesi di Gesù. E quindi, dato che Luca parla della nascita, del concepimento della nascita del Battista al tempo di Erode, re di Giudea, è abbastanza evidente che anche la nascita, il concepimento e la nascita di Cristo avvennero al tempo di Erode, re di Giudea. Ancora Luca, nel capitolo 2, ai versetti 1-5, dice: in quel tempo, ora qui la determinazione non è precisa, fu emanato un editto da Cesare Augusto per il censimento di tutte le ecumene. Questo primo censimento ebbe luogo quando Quirinio, citato prima, era hegemon di Siria. Allora, queste parole, primo censimento, Quirinio, hegemon di Siria, hanno dato luogo a un dibattito storiografico che dura all'incirca dal 600, diciamo, e non ha trovato sostanzialmente una risposta definitiva e inconfutabile. Perché ognuna di queste parole veramente contiene delle problematiche enormi, che ovviamente qui non è il caso di affrontare. E continua Luca: tutti andavano a farsi iscrivere, ciascuno nella propria città, e anche Giuseppe salì dalla Galilea, dalla città di Nazareth, per recarsi in Giudea, nella città di David, chiamata Betlemme, perché egli era della casa della famiglia di David, per farsi iscrivere, ovviamente nelle liste di censimento, insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Questi sono, è un testo che tutti ovviamente conosciamo. Ai due Vangeli dell'infanzia si aggiunge un passo molto breve, appunto, di Tertulliano, che nel trattato contro Marcione, degli inizi del III secolo d.C., dice: ma è noto che al tempo di Augusto operazioni di censimento furono svolte in Giudea da Senzio Saturnino, grazie alle quali sarebbe stato possibile conoscere la sua appartenenza genealogica, la sua ovviamente di Cristo. Qui sta parlando di Cristo. Quindi, se in Luca le operazioni di censimento erano legate a Sulpicio Quirinio, in Tertulliano queste operazioni sono collegate a un altro personaggio che è questo Senzio Saturnino. È da escludere che Tertulliano volesse correggere i Vangeli perché sarebbe stato impensabile, quindi evidentemente i due autori, Luca e Tertulliano, si rifanno a loro volta a fonti diverse. E qui comincia veramente la difficoltà. Quali sono comunque, sulla base di quello che si è detto finora, i punti essenziali della questione? Il primo è che Gesù, per concorde affermazione di Matteo e di Luca, nacque quando ancora il re Erode era in vita. E noi sappiamo per certo, anche se non manca come sempre in ogni caso qualcuno che dice e la pensa in maniera diversa, noi sappiamo per certo, insomma è un dato inconfutabile anche da altre fonti, c'è uno storico giudeo che si chiama Flavio Giuseppe che ha scritto dei grandi trattati storici dove la figura di Erode è centrale, e insomma da lì si evince chiaramente che Erode morì verso la fine del marzo del 4 avanti Cristo. Dunque, se Gesù nacque quando Erode era ancora in vita, Gesù non può essere nato dopo la fine di marzo del 4 avanti Cristo. Quindi terminus antequem, marzo avanti Cristo.
Sappiamo poi che la nascita di Gesù avvenne in concomitanza, da quello che si è detto, o comunque poco prima, di un censimento della Giudea che si svolse quando, stando a Luca, secondo un'antica tradizione locale, cioè andandosi a registrare non nel luogo di residenza, che era Nazareth in Galilea, discretamente a nord di Gerusalemme e di Betlemme, bensì nel luogo d'origine della famiglia o del casato di ciascuno. Questa era un'antica tradizione ebraica, che si ritrova anche nel Vecchio Testamento. E per questo, dice l'Evangelista, la Sacra Famiglia si spostò da Nazareth in Galilea a Betlemme in Giudea, perché Betlemme di Giudea era il luogo di origine del casato e della famiglia del re Davide, casato e famiglia a cui apparteneva anche Giuseppe. Ora, noi sappiamo da un'altra fonte, appunto quel Flavio Giuseppe di cui ho parlato prima, che un censimento della Giudea ebbe effettivamente luogo, un censimento della Giudea guidato da Quirinio, ebbe effettivamente luogo nel 6 d.C. Ricordiamo che il 6 d.C. è la data nella quale la Giudea, alla morte dell'ultimo re, figlio di Erode Archelao, venne trasformata in provincia romana. E era prassi ordinaria quella di organizzare un censimento nei territori che venivano incorporati nell'impero, perché si volevano conoscere le risorse sostanzialmente. Quanti abitanti aveva, di quale ricchezze disponeva e quant'altro. Quindi è estremamente plausibile. Però Gesù non può essere nato in concomitanza di questo censimento del 6 d.C. per un'altra ragione abbastanza semplice. E cioè perché da un altro passo di Luca, 3:23, sappiamo che quando Gesù fu battezzato da Giovanni, era, dice l'Evangelista, il quindicesimo anno di Tiberio Cesare, cioè era il quindicesimo anno dell'impero di Tiberio. Tiberio era succeduto nel 14 d.C. ad Augusto. Quindi dice, nel quindicesimo anno di Tiberio Cesare, quando fu battezzato da Giovanni, Gesù aveva circa 30 anni. Anche qui un'espressione abbastanza enigmatica, circa 30 anni, che può comprendere, diciamo, un arco di tempo che va da qualche anno prima dei 30 a qualche anno dopo, e comunque c'è anche da dire che questa espressione, quindicesimo anno di Tiberio Cesare, si presta a una nutrita serie di interpretazioni, perché il computo cronologico in questi casi deve tenere conto delle tradizioni locali oltre che del computo imperiale, per cui non si sa esattamente definire cosa significhi puntualmente il quindicesimo anno di Tiberio Cesare. Dagli studi che sono stati fatti si può soltanto indicare uno spazio di tempo all'interno del quale si può collocare questo quindicesimo anno di Tiberio Cesare, che va, ecco, per non essere troppo lunghi, dalla metà di ottobre del 27 d.C. alla metà circa di agosto del 29 d.C. Allora, se noi sottraiamo da 27 6, cioè la data del censimento, verrebbero addirittura 21 anni. Nell'ipotesi, diciamo, cronologica più lunga, 29 meno 6 verrebbero 23 anni. Quindi, se Gesù fosse nato in occasione del censimento ricordato da Flavio Giuseppe nel 6 d.C.,
nel quindicesimo anno di Tiberio Cesare, avrebbe avuto tra 21 e 23 anni, certamente non paragonabili ai circa 30 anni di cui parla Luca. Quindi il fatto è questo, che Gesù non è nato dopo il 4 avanti Cristo, né può essere nato nel 6 dopo Cristo. Allora, il problema è questo: se non vogliamo rinunciare a proseguire, sorge un quesito ineludibile. Se Gesù nacque davvero poco prima o in concomitanza di un censimento della Giudea, e se questo censimento della Giudea non può essere, per le ragioni di cui ho detto subito prima, non può essere quello del 6 d.C., di cui parla Luca, tanto più che Gesù nacque quando Erode era ancora in vita, cioè prima del marzo del 4 a.C., noi, se non vogliamo alzare le mani in segno di resa, dobbiamo per forza cercare di individuare un censimento avvenuto in Giudea prima del 4 avanti Cristo, cioè quando Erode era ancora in vita, e che abbia visto in qualche modo protagonisti Publio Sulpicio Quirinio e Senzio Saturnino. Quindi i termini della questione sono questi: Gesù non può essere nato dopo il 4 avanti Cristo, è nato in concomitanza con un censimento che non può essere quello del 6 d.C., e allora, ripeto, o rinunciamo a proseguire nella ricerca e diciamo genericamente che il terminus antequem della nascita di Cristo è il 4 avanti Cristo, oppure, se vogliamo individuare una data un po' più precisa, dobbiamo andare alla ricerca di questo secondo censimento con protagonisti a vario titolo, i due personaggi, i due legati di Siria che ho nominato prima, cioè Quirinio e Saturnino. Allora, a questo punto è fondamentale interrogarsi su chi fossero questi due personaggi evocati da Luca e da Tertulliano, in quanto presenti entrambi e attivi in Giudea e in Siria come legati per operazioni di censimento a tempo di Cristo. Di Publio Sulpicio Quirinio sappiamo che era nato vicino a Roma, alla Novium, lo sappiamo da Tacito, probabilmente intorno al 45 avanti Cristo. Aveva ricoperto numerosi e prestigiosi incarichi nello scacchiere vicino orientale, dopo aver svolto delle funzioni anche in Africa, nell'attuale Libia, contro delle tribù del deserto. Era stato, in data imprecisata, 2 volte governatore di una provincia orientale, e cioè della Siria e di un'altra di cui non si conosce il nome. Quindi, due governatorati di province imperiali. Aveva condotto, sempre in Oriente, in data imprecisata, una guerra vittoriosa contro una popolazione che si chiamava, che era quella degli Omonadensi, una piccola popolazione della Cilicia, che era nell'attuale Turchia sudorientale. Nel 6 d.C. aveva organizzato, come risulta da Flavio Giuseppe, e diretto in Giudea il censimento che era stato appunto tenuto in occasione del passaggio della Giudea da regno vassallo a provincia procuratoria romana. E però sappiamo anche che questo censimento era stato condotto da Quirinio non come governatore di Siria, ma con un incarico preciso,
che si chiamava Ad Censuus Accipiendus, cioè lui appunto si era recato accompagnato, dice Flavio Giuseppe, da pochi, quindi era un piccolo gruppo di funzionari, e aveva organizzato questo censimento nel 6 d.C. con un incarico preciso. Quindi nel 6 d.C. Quirinio non era legato imperiale della provincia di Siria, aveva un'altra funzione. Quindi, se era stato legato imperiale due volte, di cui uno nella provincia di Siria, come sappiamo dalle iscrizioni, perché le fonti, oltre quelle storiografiche e quelle evangeliche, cioè oltre Luca e Flavio Giuseppe, sono anche epigrafiche, cioè noi abbiamo almeno due importantissime iscrizioni che provengono dal vicino Oriente, sempre da quella zona della Siria, della Turchia sudorientale, che ci informano appunto della carriera di Quirinio. Per quello che riguarda Senzio Saturnino, sappiamo che nel 9 a.C. entrò in carica a sua volta come governatore di Siria. Non sappiamo esattamente però quando e come uscì di carica. Abbiamo soltanto l'indicazione che dal 1 settembre del 6 a.C. governatore di Siria fu Publio Quintilio Varo, un personaggio che poi sarà protagonista in negativo di uno dei più grossi disastri della storia della Roma imperiale, perché fu il legato di Germania che venne sconfitto nella famosa battaglia di Teutoburgo da Arminio, e che questa sconfitta terribile segnò la fine di ogni aspirazione egemonica di Roma al di là del Reno. La domanda appunto da porsi è questa: in questo periodo, cioè prima della morte di Erode, c'è spazio per un governatorato siriaco come legato imperiale di Siria di Sulpicio Quirinio, attestato con certezza dalle fonti epigrafiche? Ecco, qui il problema è estremamente complesso, però uno spazio si può trovare, a mio avviso. Perché? Perché questi eventi vanno letti alla luce di un altro grande problema che era sorto esattamente in quegli anni, cioè il problema della successione al trono di Armenia. L'Armenia in età romana era grosso modo dove si trova l'Armenia attuale, cioè era uno stato subcaucasico, però era molto più grande, molto più importante, e arrivava ai confini della Mesopotamia. Era diciamo, si trovava in una posizione strategica nei collegamenti tra il bacino mediterraneo e le steppe dell'Asia centrale. Nel 9 a.C. era morto il re Tigrane e era scoppiata una guerra per la successione. Quando scoppiavano guerre in quelle zone, in quei contesti vicino orientali, c'era sempre da una parte il regno dei Parti, il regno arsacide dei Parti, e dall'altra i Romani. Era il confine mesopotamico, quello dei due grandi fiumi, Tigri e Eufrate, era un confine di una importanza strategica fondamentale, come poi è rimasto nei secoli, e è una zona ancora oggi dove ci si combatte. Lì si sono sempre combattute le potenze che abitavano al di qua e al di là dei due grandi fiumi. Allora, quindi i romani intervengono a sostegno di uno dei pretendenti, ma perdono. Questo pretendente si chiamava Artavasde, un nome iranico. Vengono sconfitti, Artavasde viene eliminato, e l'ipotesi più plausibile è che a condurre la campagna militare romana a sostegno di questo Artavasde sia stato appunto il legato imperiale di Siria. La Siria era contigua a questi territori, abbastanza vicina, insomma,
era sicuramente la provincia più potente sia dal punto di vista economico che militare, sia stato appunto a condurre queste operazioni il legato di Siria, che a quell'epoca era Senzio Saturnino, e che però avrebbe perso il posto, cioè sarebbe stato sostituito, detronizzato e sostituito proprio a seguito di questo grave insuccesso che metteva in crisi, diciamo, il settore orientale dell'Imes imperiale. E questo potrebbe essere confermato dal fatto che nella ricostruzione della carriera di Saturnino e precisamente del suo governatorato di Siria c'è un vuoto di 8 mesi, di 8 mesi che non è colmato né dalle fonti storiografiche né da quelle epigrafiche. Allora, l'altro personaggio, Sulpicio Quirinio, si trovava nello stesso periodo nella zona della Turchia sudorientale, quella cerchiata in rosso, dove aveva concluso la vittoriosa campagna militare contro gli omonadensi di cui ho parlato prima. E Quirinio, in assenza di Saturnino impegnato sul fronte armeno, potrebbe aver ottenuto un comando provvisorio, una legatio provvisoria straordinaria di Siria fino all'avvento del successore di Saturnino, che come ho detto prima era Quintilio Varo e che entrò in carica il 1 settembre del 6 avanti Cristo. Quindi, in questo modo potrebbero, diciamo, coincidere in qualche misura le notizie che vengono da Luca quando si parla di una presenza di Quirinio in Siria in occasione di un censimento prima della morte di Erode e di Saturnino che sicuramente si era trovato a governare la Siria prima della morte di Erode. Quindi l'ipotesi è quella di trovare uno spazio tra prima del 4 avanti Cristo per Sulpicio Quirinio a governare la Siria, anche se provvisoriamente e in sostituzione, diciamo, ad interim, ecco, in sostituzione del legato che era stato sconfitto nella guerra armena. In questo caso potrebbe darsi che Senzio Saturnino avesse iniziato le operazioni di censimento quando ancora era in Siria, prima di partire per l'Armenia, e che Quirinio le avesse concluse quando Saturnino era stato detronizzato. Questa è una ipotesi, credo che sia la più plausibile, quella che ha maggior fondamento, che potrebbe, ripeto, risolvere alcuni dei problemi che pongono queste fonti. Non è possibile individuare un anno preciso, però da quello che si è detto, diciamo, l'arco di tempo più probabile è quello che comprende gli anni 7, 6, 5 avanti Cristo. Ripeto, per la celebrazione del censimento di cui parla Luca. E che non può essere quello del 6 d.C. di cui parla Flavio Giuseppe. Un sostegno a questa ipotesi è fornito da Matteo quando parla dei magi e della cometa. Ora, qui è chiaro che si tratta di una narrazione che risente evidentemente di interventi successivi in sede di tradizione, quindi va presa con le molle, però non è detto che non contenga degli elementi storici di una certa validità. Come sappiamo tutti, Matteo dice che dopo la nascita di Cristo arrivarono dei magi dall'Oriente. Non dice né che erano tre, come poi nella tradizione successiva, né che erano re. Erano dei sapienti,
Ora, i magi, il nome Magoi nelle fonti greche sta a indicare i sacerdoti zoroastriani. Qui non è il caso di soffermarsi più di tanto, insomma, questi erano dei sapienti, degli astrologi che dicevano di aver visto la stella, splendere la stella del re, e quindi si erano diretti in Giudea nella convinzione appunto che fosse nato un re. E poi qui, come è noto, c'è il sospetto, l'ira di Erode, la strage degli innocenti, eccetera. Da dove venissero questi magi, non si sa esattamente, potevano essere mesopotamici, caldei e potevano essere anche arabi nabatei. Questa seconda ipotesi è abbastanza plausibile perché i magi, dice Matteo, venivano dall'Oriente. Se fossero venuti dalla Mesopotamia, la Mesopotamia non era Oriente, la Giudea era Nord, mentre l'Arabia e la Nabatea sono effettivamente Oriente. Allora, gli interessi poi riguarda la stella. In Matteo non si dice che era una cometa, si dice che era una stella, aster in greco. La cometa è presente iconograficamente per la prima volta nella famosissima adorazione dei magi della Cappella degli Scrovegni di Giotto. È Giotto che per la prima volta dipinge una cometa anziché una stella, e lo fa perché lui, questo affresco del 1303-4, nel 1301 era stata visibile la cometa di Halley. E quindi Giotto riproduce la cometa di Halley. E il fatto è che la cometa di Halley era stata visibile in Palestina nel 12 avanti Cristo. Ora, 12 avanti Cristo è una data fuori contesto, cioè non è troppo, troppo indietro. Quindi questa storia della cometa risale sicuramente a Giotto. È più probabile per gli esegeti e per gli storici invece che la stella dei magi in realtà non fosse altro che la congiunzione, una triplice congiunzione tra Giove e Saturno nella costellazione dei Pesci, che ebbe luogo nel 7 avanti Cristo. Si tratta di un evento molto raro che ha avuto luogo dopo 400 anni, proprio ieri. In effetti, il 21 dicembre del 2020, questo è uscito su tutti i giornali, ci sono anche delle bellissime immagini. Questa che vedete, appunto, sembra un unico pianeta, in realtà è una sovrapposizione tra Giove e Saturno, che poi è stato anche fotografato in questa immagine molto suggestiva. Queste sono le mura di Cerveteri, se non sbaglio, e si vede cerchiata la sovrapposizione appunto tra Giove e Saturno. Giove era il pianeta della regalità. E quindi questa immagine di sapienti astrologi che vedono una stella molto luminosa che loro avevano sicuramente individuato e individuato anche la sua concretezza, nel senso che sapevano benissimo che ci sarebbe stata una congiunzione, e si muovono per cercare questo re. Ecco, è una ricostruzione, diciamo, che rientra nell'ambito non della verità storica, ma della verisimiglianza storica, e che comunque ha una sua validità di fondo, cioè non si può respingere a priori. Devo ricordare che il primo a formulare l'ipotesi che i magi, chiunque essi fossero, avessero visto anziché una cometa la congiunzione di Giove e di Saturno fu niente meno che Keplero nel 1623, che come Giotto l'aveva vista 2 anni prima, lui l'aveva vista proprio nel 1623, aveva assistito a questo straordinario fenomeno celeste della congiunzione di questi due pianeti. E io a questo punto spero di essere stato chiaro. Comunque sono a disposizione per ogni
dubbio o curiosità o domanda, vorrei concludere questo discorso con questa splendida immagine che diciamo fa parte del nostro patrimonio, della nostra tradizione, a prescindere dalle convinzioni e dagli inclinamenti individuali, e che vuole essere anche una immagine di speranza e di augurio che questo periodo che stiamo vivendo e che è veramente duro da sopportare, finisca presto e finisca nel segno della cometa di Betlemme. Grazie. Ecco, io ringrazio Giulio per questa conversazione, mi associo all'augurio, tra l'altro sì, l'anno 2020 è stato un annus horribilis da dimenticare e da archiviare al più presto, però è segnato alla fine da questo straordinario evento che non si verificava da 400 anni e quindi mi associo alle speranze e lo ringrazio per questa conversazione che è esauriente, anzi direi esaustiva, che ha avuto il merito, fra l'altro, di precisare anche non solo la questione cronologica, ma anche la questione geografica, perché nomi come Giudea, Galilea, Cilicia, eccetera, corrono il rischio di essere soltanto dei nomi, e invece ci ha fatto vedere, qui c'è il mio gattone che interviene anche lui alla conversazione. E a questo punto non vedo, dunque, ecco sì, vedo una domanda di Mario Sciofini. Quando fu la data esatta di adozione del calendario che utilizziamo ancora oggi? Dunque, Dionigi il Piccolo ha posto le basi. In realtà poi è stato tra l'VIII e il IX secolo e è stato il venerabile Beda a iniziare a computare gli anni a Nativitate Domini. Quindi sono passati 8 secoli praticamente dalla nascita di Cristo, prima che anche in ambito ecclesiastico si cominciasse a computare ufficialmente si cominciassero a computare ufficialmente gli anni dalla nascita di Cristo, fino a Dionigi il Piccolo, ma poi anche dopo, appunto, fino a Beda, il computo del tempo è stato il più vario perché c'erano dei computi ufficiali, quello imperiale romano, quello per i consoli, quello degli anni degli imperatori, quello da Diocleziano in poi, i cristiani cominciarono a contare il tempo secondo l'era dei martiri, quindi dalla grande persecuzione di Diocleziano. Ma poi c'è da dire che nella enorme vastità dell'impero, ogni popolazione, ogni città, c'erano città libere, autonome, eccetera, aveva la propria era e quindi è un ginepraio inestricabile. Comunque, l'era cristiana a Natività dei Domini, ufficialmente data dall'epoca del venerabile Beda, cioè a cavallo tra VII e VIII secolo. Bene, qui non vedo altre domande, ci sono dei ringraziamenti. Ah, ecco, c'è una domanda di Laura Nacci. Non ci sono altre fonti che parlino della questione? Per esempio, fonti ebraiche e musulmane? No, l'unica fonte ebraica è Flavio Giuseppe. Flavio Giuseppe che ne parla, appunto, parla del censimento di Quirinio, ma ovviamente non parla di Cristo, e poi contiene nelle Antichità Giudaiche, in una grande opera, appunto, in 14 libri che si chiama Antichità Giudaiche, contiene una sezione chiamata il cosiddetto Testimonium Flavianum, che però non riguarda la nascita di Cristo, ma riguarda la figura di Cristo, l'opera di Cristo, che
è oggetto di molti dubbi in sede storiografica perché si pensa che possa essere anche un'interpolazione cristiana successiva. E nelle fonti rabbiniche si fa allusione a Cristo, ma non in senso positivo. Si fanno pochissime allusioni, ma non in senso positivo. Non era una questione che interessava, insomma, in modo particolare. Al di fuori della tradizione cristiana. E anche nella tradizione cristiana, come si è visto, non è immediato l'interesse, cioè passano 5 secoli prima che ci si ponga concretamente il problema, e lo fa appunto questo monaco scita, che veniva dalla Scizia, quindi dalle pianure, dalle steppe dell'Europa centrale e centro-orientale. E lo fa su incarico del Papa, che allora per la ricostruzione del ciclo pasquale. Quindi lui arriva alla nascita di Cristo non tanto perché c'era un interesse per la data della nascita, quanto per quella della passione. Bene, vedo qui una domanda veramente interessante, siglata Pontivete, e chiede quanto poteva durare, le operazioni di un censimento in una provincia romana. Dunque, intanto dipendeva ovviamente dalle dimensioni della provincia e dalla densità della popolazione. E poi dipendeva anche dalle modalità, perché la modalità che descrive Luca, che prevedeva che ci si dovesse spostare nella sede originaria della famiglia, evidentemente mette in moto un meccanismo di mobilità demografica che richiede un tempo, anche se la dimensione dello Stato era piccola, perché la Giudea, in fin dei conti, rispetto a una provincia imperiale era piccola, però queste modalità è evidente che richiedessero insomma, un periodo di tempo abbastanza lungo. Nella tradizione romana non legata alla Giudea o all'Oriente, insomma, le modalità dei censimenti erano legate anche, per esempio, abbiamo notizie certe dei censimenti in Egitto, perché c'è una quantità enorme di papiri. E anche lì, però, erano abbastanza veloci perché non richiedevano in genere spostamenti di popolazione. Quindi uno si andava a registrare nel luogo di residenza, dichiarava i suoi averi, i suoi beni, eccetera, e poi finiva lì. Quindi poteva durare alcuni mesi, ecco, direi. Non credo che ci siano indicazioni precise sulla durata dei censimenti, però, così, secondo logica, se non c'erano ragioni diverse, ecco, le operazioni erano abbastanza celeri, anche perché i romani erano molto pratici, quindi non intendevano perdere di tempo più di tanto, insomma, per queste pratiche. Operazioni di questo genere. Bene, vedo che non ci sono domande, ci sono diversi ringraziamenti e auguri di buon Natale. Auguri a tutti, naturalmente, di buon Natale, buone feste, buon anno. Vorrei concludere con una curiosità. Il calendario dalla nascita di Cristo è universalmente accettato in tutto il mondo, ma non in tutti i paesi. Io so che anche in alcuni paesi musulmani viene accettato questo calendario. Beh, sì, ma per esempio ci sono delle popolazioni che hanno ancora il loro, e gli ebrei accettano il calendario a Natività dei Domini perché ormai è quello universalmente diffuso, per cui non se ne può fare a meno. Però diciamo, loro hanno anche un altro computo. Sì, ma anche ci sono computi diversi. Dunque, dunque i Maroniti di Siria. I cristiani maroniti di Siria, accanto al computo a Natividade, no, Christi, quindi al computo nostro, hanno ancora, calcolano gli anni dal 312 avanti Cristo, che è l'anno in cui
Seleuco I, uno dei diadochi, uno dei generali di Alessandro Magno, diventò re di Siria. Cioè, quando si divise l'impero di Alessandro, la morte di Alessandro, poi ci furono le lotte tra i successori, alla fine si spartirono questo immenso impero e a Seleuco, un generale di nome Seleuco, toccò la Siria. 312 a.C., i Maroniti del Libano e della Siria contano ancora, hanno l'era che risale al 312 a.C. Quindi si lega anche a delle tradizioni, cioè questi computi sono legati anche a tradizioni, insomma, locali, anche se più o Non meno. possono essere interrotti. Bene, allora grazie ancora al nostro presidente. Vedo che ci sono diversi ringraziamenti. C'è qui il ringraziamento di Simone Allegria, che augura buone feste a tutti, di Lucia Navarrini e Salvatore Dellati e diversi altri. Mi associo e grazie ancora. Ricordo ancora che la conferenza potrà essere riascoltata nel sito dell'Accademia e che l'Accademia proseguirà queste conferenze perché si sta rivelando un mezzo veramente efficace e nel mese di gennaio e i soci saranno avvisati con opportuna comunicazione. Grazie ancora al professor Filippo e grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato.